Amore, mi raccomando, il rispetto per il papà, sempre, imperativo. Lei mi ha guardato, papà, non fare troppo il galletto, sennò non ti darò mai più un bacio. Fai come vuoi, ti chiedo scusa. Sono un pezzo di merda, scusa. Con i nostri papà non era così, cioè, a parte che mio papà, papà, quando eravamo in casa io e mia sorella giocavamo in camera da letto, verso le 9:30 lui dal soggiorno faceva: adesso basta! In 2 secondi sentivi. Dopo 1 secondo, mia mamma, anche lei, tutti chiusi dentro, nessuno. Cioè, col papà non è che si scherzava tanto. Mio papà era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Aveva il bagno vicino alla camera mia, lui si alzava alle 7 del mattino, andava in bagno, appena si guardava allo specchio, mentre io dormivo, non gli interessava, si guardava allo specchio e cominciava. Hey! Poi. Faceva la cacca e poi brut, dappertutto, sei brut. Usciva una puzza di merda e brut per tutta la casa. Oh! Quelle poche volte che mi ha portato a scuola ero spettinato prima di entrare, diceva: vieni qua! Puh! E si, mi pettinava. Fumava il sigaro, era il bambino che puzzava di sigaro già a 6 anni. Si svegliava al mattino, metteva le mutande, sai quelle della Kaggi, quelle che avevano un... le calze beige corte, il mocassino marrone, e girava fino alle 2 del pomeriggio nudo per la casa. Perché i pantaloni li metteva solo quando dovevo uscire, perché dovevano mantenere la piega. I papà di adesso si fanno chiamare per nome. Mia figlia mi dice: ciao Andrea. Io mio papà lo chiamavo papà perché non sapevo neanche come cazzo si chiamava. Al mattino, prima di uscire in casa, vieni qua. Io andavo lì e sapevo già, pam, un cartone in testa. Mi dicevo: perché? Vedrai che oggi prendi una nota. Aveva l'avviso di chiamata. Arrivava a scuola, nota. Minchia, c'era ragione lui. Però ero contento che l'avevo già presa all'andata, quindi... Noi papà di adesso siamo più sensibili. Allora, sono andato a vedere Nemo con mia figlia quando era più piccolina. Mentre guardavo il film, io... Madonna. Mia figlia mi ha detto: papà, ma sei rincoglionito? È un cartone animato, non è che Nemo si butta da una finestra e ritorna nel mare, non esiste. Mio padre era così insensibile, mi portava a vedere Bambi, arrivavamo a casa, c'era Polenta e Capriolo.